Ciao a tutti da Alessandra. Con questo video tecnica vi illustrerò come realizzare una collana all'uncinetto con filo metallico e perline. Buona visione. Bene, con la tecnica di oggi vi illustrerò come realizzare, come dicevamo appunto anche in apertura, una collana, una catenina fatta diciamo con l'uncinetto usando un filo metallico e delle perline. In questo caso abbiamo utilizzato delle perle in vetro di diverse dimensioni. E vi mostrerò come fare intanto, poi deciderete voi quale tipo di perle utilizzare. Allora, una cosa importante è che dobbiamo usare un filo che non sia più grande di 0,40, perché altrimenti non si riesce a lavorarlo bene. Quindi in questo caso abbiamo un filo di rame da 0,32 e delle perle cerate. Allora, a questo punto la prima cosa da fare è inserire tutte le perle che noi vogliamo utilizzare per fare la creazione già nel filo prima di tagliarlo. Chiaramente io vi farò vedere diciamo una piccola parte giusto per farvi capire la tecnica, poi la realizzazione la vedrete voi insomma per terminare la creazione. Allora ne infiliamo un po', voi ricordatevi sempre di inserire tutte quelle che vorrete lavorare e quindi che faranno parte della vostra creazione, perché meglio infilarne qualcuna in più e poi lasciarle piuttosto che trovarci poi con delle perle in meno. Ok, diciamo che queste possono bastare. Allora, dopodiché dobbiamo utilizzare un uncinetto da 3 e iniziare a lavorare così come se stessimo lavorando un normalissimo filo di cotone o di lana. Quindi iniziamo la nostra catenella con la prima maglia. Il filo è abbastanza duttile, certo non è comodissimo da lavorare, però con un po' di pazienza ci si riesce. Facciamo la prima catenella, abbiamo detto, dopodiché avviciniamo la nostra prima perla cerata in questo caso. Cerchiamo di lasciare la catenina successiva un pochino lunga in modo che segua un po' la forma e la lunghezza della perla che noi utilizziamo. Quindi lasciamo la catenina un pochino lunga e poi chiudiamo. E ripetiamo questa operazione, sempre cercando di regolarci con la lunghezza della catenella, per tutte le perline che noi abbiamo a disposizione. Diciamo che abbiamo finito, perché tanto la tecnica è questa, non c'è altro da aggiungere. E a questo punto dovete tirare un pochino il filo metallico per assestare il lavoro, per renderlo un pochino più omogeneo. Poi potete tranquillamente tagliare il filo dal rocchetto e ecco qua. Poi potete chiuderlo col classico metodo ad uncinetto se volete fare una collana piuttosto lunga come quella che vi ho fatto vedere in precedenza e quindi che non ha bisogno di chiusura per poterla indossare, oppure applicando delle chiusure che vi permettono poi di indossarla senza problemi. E un'altra cosa, vi faccio vedere anche quest'altra possibilità, sempre con delle perle cerate, utilizzando un filo questa volta argentato di diverse dimensioni per dare un pochino più di movimento alla collana. Poi sarà a voi decidere diciamo quali tipi di perle utilizzare. Vi consiglio di vedere anche sul nostro sito, perché ci sono delle perle cerate arrivate diciamo da poco, quindi delle novità con dei bellissimi colori che possono sicuramente ispirarvi in merito. Bene, questo video tecnica è terminato. Se avete dubbi o domande potete contattarci tranquillamente e a
alla nostra email info@obiperline.com. Ciao e a presto da Alessandra.